È incredibile se ci pensate, no? Cioè, nelle Alpi, qui dietro casa nostra, è rimasto conservato per circa 5.000 anni un corpo umano, senza che nessuno si accorgesse che lui fosse lì. Un corpo umano. Sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al terzo appuntamento dedicato alle curiosità regionali. Come nel caso del Veneto, che vi linko qui sopra, oggi affronteremo 25 curiosità dedicate al Trentino Alto Adige, ma se ne voleste altre 25 vi invito ad andare in descrizione dove trovate il link all'articolo del nostro blog dove potete leggerle tutte e 50. Tra l'altro è anche appena stato pubblicato l'articolo dedicato alla Liguria, quindi se volete fare un pieno di curiosità regionali andate nel blog e leggetevele. Il Trentino Alto Adige è una regione autonoma come il Friuli Venezia Giulia, di cui abbiamo già parlato in un video precedente, sempre qui sopra, e confina con Veneto e Lombardia. Con il Veneto condivide uno dei patrimoni naturali più belli che abbiamo in Italia, cioè le Dolomiti, e sempre con il Veneto condivide anche la vetta più alta delle Dolomiti, cioè la Marmolada. Tuttavia la montagna più alta del Trentino Alto Adige non è la Marmolada, ma è il Monte Ortles, che si trova non nelle Dolomiti ma nelle Alpi Graie. Sempre nelle Dolomiti ed in particolare nell'altopiano delle Pale di San Martino si è registrata la temperatura più bassa in assoluto in Italia, di 49,6 gradi sotto lo zero. A queste temperature non c'è da stupirsi se un corpo, quello di cui abbiamo parlato all'inizio video, si è conservato per oltre 5.000 anni. Stiamo parlando ovviamente di Ozi, l'Homo sapiens, che si stima sia vissuto tra il 3000 e il 3100 a.C. Esso è stato scoperto nel 2008 ed è ora conservato all'interno del Museo Archeologico di Bolzano, città che, a differenza dell'altopiano delle Pale di San Martino, è una delle città più calde d'Italia, fatto dovuto alla sua posizione particolare all'interno di una conca. Bolzano è uno dei due capoluoghi di provincia del Trentino Alto Adige, assieme a Trento, ma molte volte in statistiche, regolamentazioni, sondaggi, le due province vengono indicate separatamente. Questo perché esse godono di una forte autonomia e incorporano al loro interno molte delle funzioni che, generalmente nel resto dell'Italia, vengono demandate alla regione. Per cui molto spesso capiterà di sentire che una determinata ordinanza viene fatta dalla provincia di Trento piuttosto che dalla regione Trentino Alto Adige. Questo è dovuto in buona parte alle forti differenze che sussistono tra il Trentino, i cui abitanti sono sostanzialmente italiani, e l'Alto Adige, in cui gli abitanti si identificano più con uno stile di vita austriaco o tirolese. In Alto Adige, per esempio, hanno una carta d'identità diversa dalla nostra, è verde ed è bilingue, italiano e tedesco. Loro parlano inoltre tre lingue, italiano, tedesco e ladino, e il loro esame di maturità consta di una prova aggiuntiva che è la prova di tedesco. Queste differenze sono dovute al lunghissimo periodo di dominio austriaco all'interno della regione, dominio che ha portato con sé usanze, modi di vivere, modi di parlare e che sono usanze ancora oggi rinvenibili in parte della popolazione. Ciò non fermò tuttavia sul finire del 1800 Cesare Battisti e gli irredentisti, i quali appunto alla fine del secolo e poi durante la prima guerra mondiale si batterono aspramente nel tentativo di riportare i territori sotto il vessillo italiano. Ciò diede vita a numerose battaglie che, specie durante la prima guerra mondiale, vennero identificate con il nome di Guerra Bianca, proprio a sottolineare l'ambientazione montana innevata nella quale queste battaglie si svolgevano, spesso tra i ghiacciai e spesso all'interno dei ghiacciai, come abbiamo già visto nel video dedicato al Veneto. L'Alto Adige fu scenario di uno degli episodi più iconici sul finire della Seconda Guerra Mondiale, e cioè la riconsegna degli ostaggi da parte dei nazisti alle truppe alleate. Questa riconsegna avvenne all'interno dell'albergo che si affaccia sul lago di Braies, uno dei laghi più celebri del Trentino Alto Adige, reso noto dalla bellissima serie TV Un Passo dal Cielo. Negli ultimi anni il lago è diventato una meta gettonatissima sia in estate, grazie ai suoi colori smeraldini, sia in inverno, quando la superficie congela completamente, al punto tale che su di essa vengono organizzati anche dei tornei di curling, quello sport con lo scopettino, no? Un altro lago stupendo che si trova in Alto Adige è il lago di Carezza, i cui colori magnifici sono dovuti, narra la leggenda, ad un arcobaleno che vi è stato gettato dentro. Nell'articolo che trovate in descrizione è spiegata per bene la leggenda, non sto qui a tediarvi con particolari su streghe fatte. Andate e leggetelo se vi va, se no andiamo avanti.
E parlando di cose dentro i laghi, non possiamo che menzionare il lago di Resia, dal quale sbuca un campanile. Quel campanile è l'ultima testimonianza del fatto che sotto il lago esisteva una volta un paesino, il paesino di Curon-Venosta, che fu completamente evacuato e sommerso per creare un bacino idrico a scopi energetici. Tra l'altro, al paesino e al lago di per sé è dedicata una serie Netflix che dovrebbe uscire il 10 giugno, che si chiama appunto Curon. Visto che ci stiamo avviando verso il termine del video, elenchiamo 5 eccellenze per cui il Trentino Alto Adige è famoso. Le mele dell'Alto Adige, le cui coltivazioni rappresentano la più vasta area europea dedicata alla frutticoltura. Lo speck dell'Alto Adige, che non ha bisogno di spiegazioni, molto buono. I mercatini di Natale, con particolare attenzione ai 5 mercatini originali, che sono quelli di Bolzano, Bressanone, Merano, Brunico e Vipiteno. L'arte dell'intaglio del legno, di cui avrete degli assaggi praticamente ovunque nel caso in cui vi troviate a girare per il Trentino Alto Adige. Ed infine una chicca un po' meno nota che potrete usare con amici e parenti per farvi belli, specie se riuscirete a pronunciarla. È lo Scheibenschlagen, che è un'usanza tipica dell'Alta Val Venosta, che credo di aver pronunciato anche abbastanza bene. In pratica, durante lo Scheibenschlagen in Alta Val Venosta, i ragazzi e gli adulti si recano su un'altura con dei dischi di legno. Quando viene notte, loro accendono questi dischi di legno, gli danno fuoco, e li lanciano verso valle. Non credo che sia la cosa più sicura, però se la si fa così, si fa così. Li lanciano verso valle e praticamente, leggenda vuole, usanza vuole, che più lungo è il lancio di questi dischi, più è probabile che i desideri che vengono espressi durante il lancio si avverino. In una parola sola, Scheibenschlagen. E con questo siamo giunti anche al termine di questo video. Non andatevene prima di aver lasciato un like, prima di aver lasciato un commento in cui criticate la mia pronuncia di Scheibenschlagen, e non andatevene prima di esservi iscritti ed aver attivato la campanellina e fatto tutte quelle cose, insomma, che dico sempre più veloce perché sono noiose, ma che fanno così tanto bene a questo canale. Detto questo, qua trovate altri due video, quello del Friuli Venezia Giulia e quello del Veneto, e basta. Ciao ciao!